Ciao a tutti da Carla, sto Divertirsi in Cucina. Per la serie Cosa preparo per cena, oggi vi mostro le melanzane alla cafona. Sono semplicissime da preparare. Per 4 persone abbiamo bisogno di 2 melanzane, un cucchiaio circa di capperi, sale, origano, olive nere, circa una ventina, 200 g di polpa di pomodoro, olio extravergine d'oliva quanto basta. Poi, se volete, del pepe e uno spicchio d'aglio. Per prima cosa, ho preparato le melanzane. Io tolgo la buccia alle melanzane perché a me non piace, però potete tenerla. Allora, ho tagliato le melanzane a fette, io le faccio sottili, però potete farle anche di un centimetro. Le ho tagliate a fette, le ho messe a scolare con un po' di sale. E un peso sopra, così hanno perso l'amaro, le ho tenute circa una mezz'oretta. Poi le ho lavate sotto l'acqua corrente e sono pronte adesso per essere utilizzate. Come vedete, ho preso uno stampo adatto alla cottura in forno, sotto ho messo la carta da forno e aggiunto un po' d'olio. Adesso sistemo le mie fettine di melanzane. Vi consiglio di fare solo uno strato. Ecco qui. A questo punto aggiungo del sale, i capperi. Come vi dicevo, se volete potete aggiungere anche del pepe adesso e uno spicchio d'aglio a pezzettini. Aggiungo anche le olive nere denocciolate. Aggiungo un bel po' di origano. Come vedete, è un piatto molto molto semplice da preparare. E aggiungo un filino di olio extravergine d'oliva. Poi a questo punto aggiungo la passata di pomodoro. Io utilizzo la passata di pomodoro fatta in casa, potete anche utilizzare i pelati e tritarli. Aggiungo un altro pochino di sale sulla passata e per finire un altro pochino di olio. Adesso in forno caldo statico a 200 gradi per 5 minuti, poi abbasso la temperatura, la porto a 180 gradi e lascio cuocere per circa 40 minuti. Ci vediamo dopo. Ecco qui le melanzane sono pronte. Dopo averle sfornate vi consiglio di lasciarle raffreddare perché consumate fredde sono molto molto più buone, si sentono di più gli aromi. E prima di servire aggiungete un filino d'olio sopra. Buon appetito! La cena è pronta. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, mi raccomando, se provate a farla fatemi sapere, se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e se il video vi è piaciuto lasciateci un pollice in su. Ciao a tutti e alla prossima video ricetta!